Ben ritrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni. Gradita ospite in studio con noi è Claudia Scarzanella, che è la presidente di Confartigianato Imprese Belluno, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ben trovata, presidente. Buonasera, grazie a te. Tanti argomenti di cui parlare, partiamo subito, presidente, però ovviamente dal tema al caldo, collegato all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo momento, questa seconda ondata che purtroppo ci sta coinvolgendo. Facciamo il punto sullo stato di salute delle nostre imprese artigiane bellunesi. Le imprese purtroppo sono in difficoltà, ormai questa non è una novità, però sicuramente questo virus ha contribuito ad accrescere le problematiche delle imprese che già comunque erano in sofferenza. La cosa che come Confartigianato continuiamo a ribadire proprio per cercare di far passare questo messaggio fondamentale è che le imprese rispettano i protocolli, rispettano tutte le regole anticontagio. Giustamente sono stati fatti un sacco di controlli e sono state rese evidenti i risultati. Le imprese seguono i protocolli a parte rarissimi casi. Quindi davvero noi puntiamo tanto l'attenzione sul fatto che le imprese vanno premiate in questo momento e quindi ci attendiamo che non ci siano chiusure come sono avvenute nel lockdown, proprio perché sarebbe un messaggio negativo, gli imprenditori si scoraggerebbero in maniera definitiva perché sono stati fatti investimenti per adeguare le imprese al rispetto dei protocolli, sono stati formati dipendenti. I clienti stessi hanno rispettato le regole, hanno imparato velocemente che nelle aziende si rispettano le regole. Il problema è nel tempo libero, l'abbiamo visto. E quindi ecco, la cosa importante per noi è non trasmettere un messaggio in questo momento di non premialità nei confronti di imprenditori che davvero si sono fatti in quattro per rispettare le regole. Anche perché sì, molte in realtà insomma devono ancora scontare le difficoltà di quella che è stata la prima ondata del virus. Assolutamente sì, per tutto il 2020 sicuramente non ci saranno segni positivi, il dato insomma ormai lo conosciamo tutti, si aggira intorno a un meno 10% per il PIL a livello nazionale, quindi è veramente un numero disastroso. Si parla però di segnali incoraggianti nel 2021, numeri che tornano, ovviamente che non saranno numeri assolutamente strepitosi, però si allineeranno ai numeri del 2019 e a noi sinceramente basta questo. Chiaramente bisogna accompagnare le imprese in un percorso di crescita e di rientro alla normalità e sicuramente noi ci aspettiamo che non ci siano chiusure proprio perché per questo motivo, perché non abbiamo bisogno, non possiamo più chiudere, tanto più che i contagi non avvengono nelle aziende. Senta Presidente, voi come associazione, come anche in questo periodo state assecondando, siete vicini diciamo alle vostre realtà? Allora, noi abbiamo continuato anche grazie alla ristrutturazione che abbiamo fatto delle sale, abbiamo continuato a garantire la formazione mista in presenza e online ai nostri imprenditori, abbiamo continuato a proporre dei convegni per informazione, per formazione continua alle imprese, soprattutto nel campo adesso dell'ecobonus, ci siamo attivati e abbiamo lavorato parecchio proprio per garantire una prima consulenza alle imprese in maniera che siano pronte anche a dare risposte ai propri clienti. E su questo diciamo che dopo il primo entusiasmo iniziale dove pareva tutto facile, tutto accessibile, proprio un regalo da parte dello Stato, direi che adesso insomma siamo molto più lucidi, abbiamo capito che ci sono comunque delle cose che vanno approfondite, che vanno chiarite e quindi davvero invitiamo le imprese a non illudere i propri clienti ma a fare un passaggio prima di tutto con l'associazione che consiglierà, lo posso anticipare, di dire ai propri clienti che il primo passaggio fondamentale è il contatto con un professionista, il quale può rendere evidente al cliente delle problematiche
macroscopiche che impediscono l'avvio della pratica del bonus 110%, che è sicuramente una grande opportunità, una grande possibilità, soprattutto per il comparto dell'edilizia. Un comparto che ha sofferto in modo particolare. Sì. Do un dato giusto per renderci conto, che è un dato al 2019, che negli 11 anni precedenti c'è stato un calo del meno 40%. Meno 40% è un dato veramente allucinante, quindi chiaramente noi non recupereremo più tutto quello che è il pregresso, quindi la crisi del 2007-2008 ha dato comunque una grande, ha colpito pesantemente, ha creato grandi problemi. Ci aspettiamo però che ci siano dei segni positivi di ripresa, ci sono per il 2021 e sicuramente questa possibilità del super bonus è ottima, non solo poi per il comparto dell'edilizia, ma per tutto il sistema casa, perché comunque ci saranno poi un sacco di lavori collegati a quelli insomma caratteristici e tipici appunto inclusi nel bonus. Io auspico che comunque sull'onda dell'entusiasmo da una parte e sull'onda anche di una sensibilizzazione rispetto ai temi ambientali ci siano comunque degli investimenti a prescindere dal diritto ad utilizzare il super bonus. Spero che sia le nostre imprese che i clienti inizino veramente a cambiare cultura, a fare un passo verso la consapevolezza che ognuno di noi può fare qualcosa per l'ambiente, e credo che gli artigiani in particolare attraverso la scelta di materiali sostenibili, il consiglio adeguato ai propri clienti, possano diventare veramente delle sentinelle del green e quindi essere presidio della tutela, della sostenibilità. Certo, bisogna partire comunque da un fattore culturale di cambiamento, di sapere che ognuno di noi può fare il suo piccolo, no? Per poter arrivare a un risultato migliore. Senta, Presidente, fra le varie attività che vi hanno visti protagonisti in prima persona proprio per cercare di sostenere le aziende, vi è tutto il capitolo poi che riguarda gli ammortizzatori sociali. Sì. Noi abbiamo fatto circa 500 pratiche alle nostre imprese, sottolineo gratuite, perché abbiamo ritenuto di sostenere le imprese comunque in questo momento difficile. Momento difficile perché gli artigiani hanno comunque cercato in tutti i modi fino all'ultimo di utilizzare magari le ferie, di essere flessibili. Poi chiaramente quando non c'è più nulla da fare e non c'è lavoro, chiaramente si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. E ripeto, non sono pratiche che solitamente gli artigiani utilizzano. Di conseguenza c'è stato veramente un cambio proprio di passo, un'inversione di rotta, e purtroppo anche il mondo dell'artigianato è dovuto ricorrere, e a tutt'oggi insomma ci sono delle richieste di proroga e non tutte le aziende insomma hanno ripreso il normale ciclo produttivo. Purtroppo non vediamo insomma che per tutto il 2020 ci saranno delle problematiche. Ecco, la cosa che sulla quale noi sottolineiamo l'importanza è che ci sia sempre un sostegno da parte dello Stato per la copertura delle casse integrazione dei dipendenti, perché altrimenti creerebbero veramente delle problematiche a livello sia economico sia sociale, perché dipendenti che non percepiscono alcuna remunerazione per molti mesi diventa un problema sociale oltre che economico. Sì. C'è stato uno sblocco, no, di recente per quanto riguarda la CIG, i dipendenti, i mesi erano quelli di maggio, giugno, giusto, se non sbaglio? Esattamente, per tutto quello che riguarda il comparto dell'artigiano, quindi il fondo proprio prettamente specifico dell'artigianato.
In generale, però, insomma, i rallentamenti ci sono stati e ci sono e ci saranno, e quindi ecco, una solerzia sicuramente è utile, sarebbe utile anche per i prossimi mesi, in maniera proprio che non ci siano dei buchi in cui le persone iniziano a faticare a pagare l'affitto e di conseguenza, insomma, A creare a situazioni creare veramente situazioni pesanti. difficili. Senta, Presidente, cambio un attimo argomento perché ne abbiamo ancora tanti da affrontare assieme. Lei accennava prima al tema della formazione, queste nuove aule che sono state inaugurate insomma di recente presso la vostra sede e formazione che però si svolgerà molto anche online Sì. anche nei prossimi mesi. Certo, le regole Lo lo prevedono prevedono appunto. e comunque abbiamo sempre tenuto la modalità mista in presenza online perché abbiamo visto che c'è comunque una partecipazione maggiore. I nostri imprenditori si sono un po' abituati, si stanno abituando alla modalità online e quindi per noi è comunque una grande conquista. Se vogliamo vedere. Vogliamolo trovare un lato positivo di questo Covid, è sicuramente l'input forte che ha dato agli imprenditori e alle imprese a doversi adeguare veramente a stretto giro a modalità a distanza, quindi formazione online, vendite non al dettaglio ma su web, e quindi è per questo motivo che abbiamo organizzato una progettualità per una formazione che rivolta sia ai giovani imprenditori che alle donne che hanno appunto dato impulso a questa progettualità, ma a tutti gli associati, a tutte le imprese, perché in questo momento riteniamo che una formazione specifica su social web, accompagnamento ai mercati esteri, e-commerce e quindi con il sostegno anche economico del Centro Estero Veneto, abbiamo avviato questa progettualità proprio nella convinzione che questo sarà il pane quotidiano per il Certo, futuro, Covid o non Covid. certo. Utilizziamo questa, situazione purtroppo negativa per cambiare definitivamente la mentalità. Senta Presidente, un'ultima domanda, capitolo Mondiali e Olimpiadi, anche su queste due importanti partite per la provincia, per il nostro territorio, Confartigianato è protagonista. Sì, abbiamo avuto un incontro con il dottor Giacobbi della Fondazione per i Mondiali e quindi accordato proprio una collaborazione per quanto riguarda l'inserimento del mondo dell'artigianato in quello che è il marketing per i mondiali e per il territorio, e quindi la trasmissione del concetto che l'artigianato è comunque importante per due motivi, sia per quello che è la trasmissione di quello che è il bello e la qualità del nostro territorio, sia per quanto riguarda proprio i lavori a chilometro zero che Che si possono fare, che devono quotidianamente essere esatto, che fatti. quotidianamente devono essere fatti e che sicuramente i grandi eventi anche avranno bisogno di questi interventi veloci a chilometro zero e di maestranze locali che possono garantire appunto che tutto funzioni per il meglio. Questo per quanto riguarda i mondiali. Per quanto riguarda invece le Olimpiadi, abbiamo avviato con una progettualità con la nostra confederazione regionale, quindi la Confartigianato del Veneto, abbiamo incontrato l'AD Novari e da lì è nato appunto l'idea di fare un protocollo esteso generalmente a una condivisione e collaborazione con il mondo della Confartigianato che vogliamo fare insieme alla Regione Lombardia, quindi Confartigianato Veneto e Confartigianato Lombardia, con la Confartigianato di Belluno ovviamente che è stata delegata a tenere un po' le fila di tutta questa organizzazione, di tutto questo discorso, e quindi secondo me è una bellissima
bellissima occasione anche per il mondo delle imprese di iniziare a dialogare anche tra regioni con Termini. Io credo che Veneto e Lombardia siano sicuramente due regioni motore dell'economia dell'Italia, a parte vabbè, insomma, questo periodo, però credo che anche attraverso l'associazione si possa veramente iniziare ad avviare dialoghi che poi grazie ai grandi eventi e in questo caso alle Olimpiadi si possano poi diventare modalità che continuano anche dopo il 2026. Credo che ecco, queste Olimpiadi vadano anche viste come occasione per iniziare proprio a lavorare in maniera più aperta, e dare nuovo impulso quindi alla progettualità comune. Esatto. Presidente, io la ringrazio per essere stata con noi, buon lavoro a lei e a tutto il suo staff e ci ritroveremo ovviamente per ritornare su questi temi. Grazie, grazie Presidente. Buonasera. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.